It is the 41st millennium. In the grim darkness of the far future, there is only war. Bentornati, io sono Federico, Samael se preferite. Prima di iniziare, vi informo che da adesso troverete un tasto sotto i miei video che vi permetterà di abbonarvi al canale per supportare il mio lavoro. Per ogni livello vi sono dei piccoli riconoscimenti che vanno dalle menzioni alla fruizione in anteprima dei contenuti. Ogni abbonamento vi garantirà anche un badge iniziale, al quale se ne aggiungeranno altri fra i quali scegliere con il decorrere dei mesi. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social e soprattutto al canale di quel noto sito viola, sul quale sono in live con GDR Gaming anche a tema Warhammer. Nello specifico vi consiglio di buttare un occhio anche al canale YouTube di Time to Dice, dove ricarichiamo tutte le nostre sessioni e la campagna principale, Edor. Ma ora, iniziamo. Subito dopo lo shock psionico, gli Astartes e Sanguinius si riprendono in fretta. Le difese vanno riorganizzate. Occorre difendersi da un nuovo possibile attacco. Ma nessuno ha chiaro cosa li abbia attaccati. Nella confusione ancora persistente, un gruppo di servitori improvvisamente inizia ad intonare uno strano canto. Una melodia tetra, cacofonica, e poi, come se i loro corpi fossero fatti da piccole componenti disarticolate, si accasciano, vomitando sangue. Una massa informe di metallo e carne giace ripugnante sul pavimento superbamente istoriato a mosaici della nave. Una massa informe che rimane tale ancora per poco. Sotto gli sguardi attoniti ed increduli degli astanti, le membra scomposte si ricongiungono. La brodaglia coagula, strutturandosi in un incubo androgino, dalla testa caprina con quattro braccia, muscoli fibrosi ed inquieti, che formano un corpo possente ed ambiguo. Kiris il perverso, demone maggiore di Slaanesh, è giunto a presentarsi come un istrione che accoglie il suo pubblico. E quello è il suo palco. Quello è il suo dominio. Lo desiderano? Che provino a sottrarglielo allora. E con la stessa rapidità con la quale era comparso, il corpo perde la sua forma. La sfida è lanciata, la trappola è pronta. Sanguinius è su tutte le furie, sa bene di stare per lanciarsi in un qualcosa di potenzialmente molto pericoloso per i suoi uomini, ma un tale affronto non può rimanere impunito. Il Primarca ordina la discesa sulla superficie. Chi o quale sia il loro nemico ancora non è chiaro, ma di certo non si lasceranno intimorire. I preparativi per la discesa sono incredibilmente rapidi, ma non abbastanza. Dalla moltitudine di rottami e relitti alla deriva, dei vascelli deturpati e deformati, crepitando di energie sinistre, prendono vita, cogliendo di sorpresa la flotta degli angeli sanguinari. I lealisti rispondono prontamente al fuoco, mentre tutte le loro richieste di aiuto ai predicatori che li stavano accompagnando cadono nel vuoto. Una nave infernale corre a tutta velocità verso l'ammiraglia degli angeli, la lacrima rossa. I vascelli collidono ed un'orda di creature dell'immaterium filtra sulla lacrima. Sono tanti, ma fortunatamente non a sufficienza da inondare totalmente la nave. Tuttavia, sul ponte di comando, un altro disastro si sta consumando. Personale semplice ed ufficiali stanno progressivamente perdendo la testa sotto l'effetto delle forze caotiche.
L'ammiraglio, in tutta risposta, è costretto ad estrarre la sua arma e far fuoco su tutti loro. Nessuno sopravvive. Tutti erano stati corrotti. Ma quando l'ammiraglio vede il suo riflesso, non può non riscontrare gli stessi segni delle mutazioni e della follia che aveva osservato nell'equipaggio. Ha pochissimo tempo prima di perdere se stessa. E così, in un gesto estremo, punta la nave sulla superficie del pianeta Cygnus Prime e mette fuori uso la console di comando. Rivolge la pistola verso il cuore ed apre il fuoco. Pentimento o follia? La corsa verso il suolo è rapida e inevitabile. La Lacrima Rossa è una nave pensata per il vuoto galattico, non per entrare dentro l'atmosfera, ed inizia rapidamente a deteriorarsi. L'impatto col suolo finisce il lavoro, ma la carcassa regge e protegge coloro che avevano fatto in tempo a portarsi nel suo ventre più interno. Il suo relitto, nel giro di poche ore, viene spogliato di tutto ciò che venne ritenuto utilizzabile. L'ammiraglia caduta è trasformata in una roccaforte rossa, non privata della sua gloria. Ma adesso gli Astartes si trovano esattamente in mezzo al reame di Kyrys. Il suo palazzo di ossa si staglia orribilmente sulla superficie. E quello è l'obiettivo del Primarca. Le forze imperiali avanzano faticosamente, con enorme dispendio di risorse e di uomini, ma si spingono sempre più vicino al loro obiettivo, finché quelle voci che avevano sentito non si palesano per ciò che sono. Una tremenda verità. L'assetato di sangue, del quale avevano già udito, si offre allo sguardo in tutta la sua ferocia. Cabanda sfida Sanguinius e gli racconta una storia. Una storia che parla di tradimento, del tradimento di Horus. E l'angelo non sa se credergli o meno. Ciò che è certa è la sua ira. Affonda la spada del santo nelle carni di energia immateriale di Cabanda, schiocca la frusta del demone serrandosi attorno alle gambe di Sanguinius, che cade. Cedono le ossa, si spezzano le articolazioni nella stretta maligna. Torreggia la mostruosità sull'aureo riverso i suoi piedi. Ma la morte per il Primarca non è ancora giunta. Perché l'assetato si lancia sui suoi uomini come una furia. Non è uno scontro, è un massacro. 10, 20, 50, 100, 500 Astarte speriscono sotto i colpi della sua ascia e per l'effetto devastante del costrutto psionico Ragefire, del cappellano Erebus, volto ad incanalare e a sovraeccitare la sete rossa degli angeli sanguinari. Lo sterminio di così tanti uomini genera una violenta onda psionica che si propaga e colpisce il Primarca. La pressione dietro i suoi occhi sale. È come se la testa stesse per esplodere. La vista si annebbia. Sanguinius, il grande angelo, giace a terra, privo di sensi. Orfani momentaneamente del loro leader e colpiti dall'eco psionico, qualcosa di oscuro si risveglia nelle menti degli angeli sanguinari. Una sete di sangue che non si placherà finché il pianeta non sarà stato interamente ripulito. Con una frenesia senza precedenti, si lanciano contro i demoni. E non solo. L'ordine e la disciplina sono un ricordo, i ranghi vengono rotti. Sono accecati, menano fendenti contro qualsiasi cosa o creatura si pari loro davanti, sia essa nemica o amica.
Molti Marine, anche dei distaccamenti di altre legioni, muoiono, abbattuti da una furia spregiudicata. Non è colpa loro. Quasi nessuno riesce a controllarsi. La sete rossa ha stretto la sua morsa su di essi. La cattedrale del marchio. Una costruzione grottesca che innalza il simbolo della stella d'otto punte, costruita interamente con ossa umane. Questa è la ragione dei particolari cadaveri che avevano trovato in orbita, privati degli scheletri. È qua che il maestro capitolare Raldoron, assieme ad alcuni stoici bibliotecari, resistendo alla pulsione della sete rossa, riescono a catalizzare le energie psioniche per rianimare Sanguinius, a curarne in parte le ferite. Situazioni estreme richiedono pari soluzioni, anche se queste si pongono in aperta opposizione con il Concilio di Nicea. Ma gli angeli sanguinari condividono con il Primarca un legame quasi inarrivabile per gli altri e sarebbero disposti a tutto per salvarlo, persino a sacrificare le proprie vite, come nel caso dei bibliotecari di cui stiamo parlando. Sanguinius, però, è di nuovo in grado di combattere ora e affronta di nuovo Cabanda, che stavolta viene abbattuto, la sua essenza bandita dal mondo reale. Adesso è il turno di Kiris, ma si trova davanti ad una scelta che non si aspettava di dover compiere. Una scelta totalizzante. Per capirne i risvolti, occorre tuttavia conoscere meglio un dettaglio al quale abbiamo accennato poco fa. L'apostolo oscuro Erebus, tempo addietro, aveva realizzato un costrutto psionico, chiamato per l'appunto Ragefire, che conteneva ed allo stesso tempo era alimentato dal corpo del precedente capitano della 111esima compagnia, Tagas. Grazie ai poteri del Warp, tale costrutto costituiva un condotto in grado di veicolare una furia tale da destabilizzare la psiche degli angeli sanguinari, facendo leva sul difetto genetico che Horus aveva scoperto quando Sanguinius si era confidato con lui sul pianeta Melchior. Erebus confidava infatti nella possibilità che, una volta che avessero perso il senno, si sarebbero lanciati volontariamente nell'abbraccio del dio caotico Korn. Ma torniamo allo scontro fra il demone e Sanguinius. Se Cabanda non ha potuto fermare il Primarca, è del tutto inverosimile che Kiris possa farlo. Ed è qua dove la forza bruta e l'abilità bellica non riescono a sostenere il caos, che interviene l'inganno. Kiris propone a Sanguinius un accordo. Se egli si fosse sostituito volontariamente e senza resistenza al capitano Tagas nel costrutto Ragefire, il demone avrebbe garantito la sua discendenza genetica un dono incommensurabile. La libertà dal fardello del difetto genetico. Gli angeli sanguinari non avrebbero mai più dovuto temere di perdere il senno. Il sacrificio di uno per la salvezza di molti. Il Primarca è tentato. L'accordo è folle. E probabilmente non sarebbe saggio scendere a patti con una creatura così infida, al servizio di padroni persino peggiori. Tuttavia, se fosse vero, se per una volta non stesse mentendo. Quanto dolore
risparmierebbe ai suoi uomini. Niente più segreti da celare. Niente più verità allatrici di vergogna. Un futuro radioso. La prospettiva è tale che Sanguinius cede. Si avvicina al Ridgefire. Kiris è quasi incredulo del trionfo che sta per offrire al proprio signore. Ma quel giorno non vi saranno primarchi da compiangere, solo eroi da ricordare, come l'apotecario Meros, che, intuite le intenzioni del suo signore, si lancia nel vortice di energie maligne al suo posto. Il suo corpo non è pensato per contenere una concentrazione di potere così elevata. La sua faccia muta in una maschera di agonia e sofferenza mostruosa. E poi due ali, inumane, spuntano dalla sua schiena. Un'entità demoniaca si manifesta, ormai padrona del suo corpo. L'angelo rosso, fedele seguace del dio caotico Khorne. A lui Sanguinius giura vendetta, a Meros libertà. Troverà il modo. Kiris e gli altri demoni vengono infine cancellati dalla faccia di Cygnus Prime. I corpi dei caduti raccolti e trasportati su Baal per ottenere una sepoltura che rechi loro onore. Dei trasmettitori vengono posti nel sistema che avvisino costantemente di tenersi alla larga da quel posto, luogo di sventura. Sarà lasciato a marcire, solitario, per sempre, ma mai dimenticato. Come al solito, prima di chiudere il video, ragazzi, vorrei ringraziarvi di cuore per il vostro supporto. In particolar modo, un ringraziamento va a Behemoth94 per essersi riabbonato e dai due abbonati ex novo, Montag ed Harry Bitte. Grazie ancora. A presto.